Buonasera e benvenuti a questo speciale di Medicina Amica. Siamo collegati da Napoli col professor Giulio Tarro, virologo e ricercatore molto noto, soprattutto sui social, ma noto anche in ambiente scientifico internazionale, ma direi che negli ultimi tempi è diventato famoso sui social anche per la sua posizione abbastanza critica nei confronti delle nostre politiche sanitarie e soprattutto di queste campagne abbastanza allarmistiche, potremmo anche usare il termine terroristiche, riguardo alla gestione del Covid. Buonasera professore, grazie per essere con noi. Buonasera. Buonasera. Allora, grazie a voi. Guardi, dovevamo essere in diretta, dovevamo vederci dal vivo, quindi come si dice lavorare in presenza, però in questo caso, come si dice, il diavolo ci ha messo lo zampino, o forse meglio il Covid ci ha messo lo zampino, quindi una giornata storta, partita con una lunga attesa alla stazione ferroviaria di Napoli e poi i treni non sono mai partiti. Però ringraziamo la tecnologia che riusciremo a parlare lo stesso. Io direi di presentare subito la copertina del suo libro, la seconda edizione di un, si chiamano così, instant book, cioè i libri scritti sull'onda dell'attualità, che è proprio dedicato al Covid. Allora, intanto che la regia ce lo mostra, io prenderei un paio di minuti per raccontare, eccola qua la copertina. Come vedete infatti c'è proprio il virus con le sue belle puntarelle in primo piano e soprattutto c'è questo titolo che già preannuncia quella che sarà la lettura che io ho appena iniziato e vi garantisco essere molto interessante. Covid, il virus della paura, da Giulio Tarro in collaborazione con Francesco Santoianni. Allora, professore, due cose di lei, perché lei ha ovviamente molti ammiratori, soprattutto chi la conosce nel mondo scientifico sa che la sua preparazione è indubbia e le sue esperienze sono state molteplici e significative, ma anche qualche detrattore. E partiamo subito col fatto che lei è stato nel 2015 candidato al premio Nobel per la medicina. Tutto vero questo, professore? Sì. Me lo può confermare? Ma io preferirei su questo argomento non entrare, dal momento che io ho avuto, per così dire, questi messaggi direttamente da chi mi ha presentato. Allora preferirei mantenere, per così dire, una certa riservatezza. Va bene. Allora, professore, diciamo però che nella sua carriera, che è stata buona parte anche all'estero, negli Stati Uniti, lei ha lavorato, è stato anche un po' il figlioccio del padre del secondo vaccino antipolio, il famoso vaccino, quello attenuato. Sto parlando di Sabine, no? Di cui lei è stato stretto collaboratore. Certo. Proprio il vaccino di Sabine è stato tale da poter essere utilizzato per i bambini africani, per quelli del centro Sud America, per il sud-est asiatico. Difficilmente un vaccino iniettivo avrebbe potuto raggiungere il successo che ha avuto Sabin. Bene, perché fu un vaccino attenuato e soprattutto anche l'uso incontrò un certo successo perché avveniva in zollette. Io invece appartengo alla generazione della puntura nel braccio, quella che ti faceva venire la crosta e soffrire abbastanza. Professore, poi lei si è dedicato molto alla ricerca e alla relazione che purtroppo sappiamo oggi essere stretta tra virus e cancro e poi è balzato gli onori della cronaca, non solo perché lei è stato per tanti anni il primario del Cotugno nel settore appunto dell'infettivologia e della virologia, ma anche perché lei ha affrontato il male oscuro di cui ci parlerà e la famosa epidemia di colera, quindi di lei si è già parlato anche in precedenza. Vuole ricordare cos'era questo famoso male oscuro di Napoli? Ma sicuramente. Teniamo in considerazione che quando sono intervenuto per mezzo di un giornalista, Willy Molko, che è venuto a trovarmi dicendo con me che il virologo, diciamo, della nostra nazione non si occupava di qualcosa che accadeva sui bambini della città. Purtroppo noi all'ospedale Cotugno non abbiamo un reparto pediatrico,
E quindi questi campioni andavano direttamente alla torre biologica oppure all'Istituto Superiore di Sanità, che d'altra parte non riuscivano a identificare il virus finché io non sono andato direttamente al capezzale dei bambini, riportando direttamente i loro, per così dire, escreati nelle culture di tessuto specifiche proprio per il virus espiro-sincizial. Dopo qualche giorno c'erano già i sincizi. Questo è stato ripetuto varie volte, tanto è vero che il Ministro della Sanità ha chiamato l'Organizzazione Mondiale della Sanità per venire, diciamo, a dare manforte o eventualmente a dirimere il dubbio su questa ricerca, e loro in sette sono arrivati il lunedì mattina, dopo la settimana che era stata Willy Molko a Napoli, e praticamente hanno confermato che la bronchiolite respiratoria era legata al virus respiratorio sincizial e da me isolato, come d'altra parte anche il professore Edinger, direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, aveva già fatto, per così dire, le sue congratulazioni. Perfetto, professor Taro. Quindi diciamo che i virus sono proprio non solo la sua passione, ma la sua frequentazione più assidua. A proposito di questo virus, il SARS-CoV-2, noto però in tutto il mondo ormai come Covid, che cosa ne pensa? È un virus che lei ha definito poco letale, molto contagioso, ma poco letale. Perché ha incominciato a mettersi un po' di traverso rispetto a quelle che sono state le indicazioni del Comitato Scientifico Nazionale? Perché io ho seguito sempre i cinesi per la loro esperienza che hanno fatto di questa epidemia, per la possibilità che a metà marzo, mentre noi avevamo la curva esponenziale crescente della cosiddetta gaussiana, loro brindavano all'ultimo paziente della città di Wuhan. E successivamente ci sono stati dei casi molto limitati, controllati immediatamente e bloccati, diciamo, all'insorgere di una possibile epidemia. Quindi io penso che quello che ci hanno dato i cinesi sia indispensabile, anche perché ora sappiamo che cosa bisogna fare per la prima fase della malattia, che è una malattia abbastanza, per così dire, controllabile, anche della seconda, in cui purtroppo ci sono stati i problemi legati alle trombosi ed emboli dei piccoli vasi degli organi vitali, e infine la presenza della sieroterapia, questi anticorpi soggetti guariti, che guarda caso, che ha seguito i cinesi sul loro lavoro pubblicato a marzo sui Proceedings National Academy of Science, hanno potuto dimostrare, in particolare all'ospedale Poma di Mantova e al Policlinico San Matteo di Pavia, che da fine marzo all'inizio di maggio su 80 casi circa non c'è stata nessuna vittima. Aggiungerei poi che nel frattempo la Società Americana del Farmaco ha approvato questa sieroterapia, e attualmente ci sono 35.000 operatori sanitari che le usano come vaccino temporaneo, ossia la possibilità, eventualmente venendo a contatto con pazienti contagiosi, loro sono protetti come se avessero fatto un vaccino. Molto giusto, quindi in sostanza lei è andata proprio al nocciolo della questione. Lei dissente sulle indicazioni che abbiamo seguito, su come è stata affrontata questa epidemia, lei dissente fin dall'inizio. E nel suo libro lo dice bene, i cinesi quando sono venuti in delegazione a trovarci già ci avevano portato le sacche di plasma iperimmune, che però sono state accantonate, e solo quando qualche medico, come il ormai famoso ma poco riconosciuto De Donno del Poma di Mantova, ha iniziato in via del tutto autonoma e quindi senza autorizzazioni, ha iniziato a utilizzarlo, e da lì
non era una terapia nuova e sconosciuta, era una terapia che già in altre epidemie era stata usata, come lei ci ricorda nel suo libro, e da lì si è visto che è veramente forse la terapia d'elezione, posso dire così, professore, il plasma iperimmune riservato ai pazienti gravi. Ma lei dice anche, che c'è tutto un passaggio da eseguire e che se i medici di medicina generale, i nostri medici di famiglia, avessero avuto l'indicazione di venirci a curare a casa, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, con le mascherine FP2, FP3 e altri, diciamo, altre barriere, altre difese, perché anche loro non devono mettere a repentaglio la loro vita, però se avessero visitato i pazienti avrebbero evitato forse di farli aggravare e di intasare gli ospedali, perché questo è stato il grande cruccio di tutta la nostra sanità, cioè il grande afflusso nel pronto soccorso e poi abbiamo visto l'epilogo in terapia intensiva. Allora, c'è tutta una serie di farmaci poco costosi, qualcuno addirittura senza brevetto e quindi assolutamente facilmente accessibile, che potrebbero controllare la malattia dall'inizio. Ce ne vuole parlare, professore? Senza dubbio. Cominciamo con quello che è stato il più reclamizzato e il più eventualmente lottato. La famosa idrossiclorochina, il plaquenil del commercio, un antimalarico usato oggi per l'artrite reumatoide, che effettivamente con la splendida, diciamo, idea di un collega francese è stato possibile praticamente già utilizzare fin dall'inizio come profilassi e soprattutto come prima terapia, associato a un antibiotico del gruppo delle azitromicine, e questo con, diciamo, pure con grande successo. Addirittura il presidente Trump per 10 giorni l'ha utilizzato come profilassi. Ricordiamo, non ci riferiamo all'ultimo episodio in cui è stato contagiato, ma ci riferiamo all'epoca di marzo. Quindi io direi che un altro aspetto fondamentale è ovviamente i famosi antivirali. Gli antivirali che però, diciamo, vengono successivamente a quello che, diciamo, qualsiasi buon medico in pronto soccorso utilizza, dall'eparina alla desamidazone, cioè il cortisone, che diventa un fattore fondamentale proprio per evitare non tanto la polmonite interstiziale, ma soprattutto i tromboemboli dei piccoli vasi degli organi vitali. Fatto questo, praticamente arriviamo alla terza fase. Oggi ci sono degli antivirali, sicuramente conosciamo il Remdesivir, che è stato utilizzato per l'Ebola, è utilizzato addirittura già in Liguria a marzo. Abbiamo poi il Favipiravir, che è prodotto in Giappone già dal 2014, l'Ivermectin, che sarebbe usato già in Australia per la dengue e la zika, e poi praticamente sapete benissimo l'importanza degli anticorpi dei soggetti guariti, per cui si è suggerito di fare delle banche di plasma regionale che sarebbero state e sarebbero ovviamente ancora una grossa fortuna, un grosso impegno su base scientifica, tant'è vero che gli Stati Uniti hanno utilizzato, una volta approvato la sperimentazione da parte della loro società nazionale del farmaco, l'hanno utilizzata per trasmettere a 35.000 operatori sanitari proprio questi anticorpi che agiscono come un vaccino temporaneo, ma sicuramente efficace. Molto bene, quindi il suo messaggio consiste in questo, che praticamente
Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare attenzione perché sicuramente il virus sta circolando ancora e quindi la famosa seconda ondata la stiamo appunto vivendo, però in realtà se ci fossimo preparati durante l'estate e avessimo messo in atto tutto quel bagaglio di esperienza accumulata, quindi anche tutti questi farmaci, perché poi non esiste un farmaco contro il Covid, ma un pool di farmaci, probabilmente non arriveremmo alle gravi conseguenze e quindi alle terapie. Ma secondo lei, professore, chi arriva in terapia intensiva? Chi sono i pazienti che purtroppo subiscono un'evoluzione catastrofica, spesso letale per il Covid? Fin dall'inizio di questi studi in Cina, tra l'altro pubblicati già a marzo sul New England Journal of Medicine, si è visto che praticamente c'era un 14% di aggravamento nei soggetti che avevano dei problemi cardiovascolari, lo stesso valeva per gli aspetti metabolici, vedi il diabete, e anche delle patologie dello stesso polmone o rene o diciamo fegato. E poi per completare questo quadro, ovviamente ci sono purtroppo molte malattie tumorali che non hanno più potuto utilizzare quella diagnosi precoce che rappresenta sicuramente la cosa più importante nel venire incontro a questi pazienti per il loro tumore, e purtroppo ne rappresenta le persone fragili in questa situazione, tant'è vero che Fauci e collaboratori, sempre sul mio giudizio medici, hanno rivisto i dati cinesi e dal 2-3% di mortalità sono riusciti a abbassarla fino all'1%, proprio legato, diciamo, a questa eliminazione delle patologie, per così dire, con Covid. E allora, professore, perché il Covid fa così paura, terrorizza in tutto il mondo, possiamo dire? Ma io non sono convinto tutto il mondo, anche perché dobbiamo tenere in considerazione cosa succede con la famosa ricetta israeliana in Svezia, quello che è successo durante la nostra estate e inverno per Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina, Cile, Paraguay, e quindi in cui addirittura si è visto scomparire le sindromi date dal virus influenzale. E quindi in un certo senso penso che affrontare questo Covid senza paura sia fondamentale, perché ogni giorno in Italia muoiono 600 soggetti per malattie cardiovascolari, 500 per malattie tumorali e da una 100 a una 500 per il Covid. Per cui, diciamo, teniamo in considerazione queste che erano i bollettini di guerra delle 18, in cui a marzo non si capiva niente, e quindi hanno indotto quella sindrome della paura che ormai purtroppo è continuata con l'intervallo eventualmente dell'estate. Certo, professore, lei si è fatto un'idea, un'opinione? Penso di sì, perché nel libro anche ne parla ampiamente, quindi vale la pena di leggerlo, il suo libro. Un'opinione riguardo al fatto perché si è scattato questo atteggiamento così allarmistico, perché questo terrore proprio e questa psicosi ormai diffusa. Guardi, intanto mentre noi stiamo registrando non sappiamo bene ancora quali saranno le nuove normative per i prossimi giorni e settimane, ma c'è già un clima funesto, diciamo così, perché la popolazione da una parte è arrabbiata, da una parte è scoraggiata. Quali sono i motivi per cui anche buona parte della stampa, dei media, ha così suonato la gran cassa e ha contribuito a questo clima sicuramente molto, molto pesante? Ma tenga presente che dall'inizio, con quel famoso bollettino delle 18, si parlava solo di morti, c'erano chiaramente i contagiati, c'erano un minimo ridotto rispetto a quello di oggi dei tamponi, e finalmente solo a fine marzo si è cominciato a parlare dei guariti e dei dimessi dall'ospedale.
Tutto questo ha causato chiaramente una situazione gravissima di, diciamo, di patema d'animo, considerando che tutto sommato c'era la possibilità di dover dire anche allora che c'era da affrontare questo virus, come avevano già fatto in Francia, in Germania, poi negli Stati Uniti, che non dimentichiamo che c'erano 50 stati, cioè eventualmente c'è una possibile differenza tra alcuni stati ed altri, e poi infine anche perché è quello che è fondamentale, la possibilità di aver allontanato il paziente dal medico di base, dal suo medico personale, e quindi di avere lasciato effettivamente questi soggetti soli al loro destino, che purtroppo, come sappiamo, visto che oggi si muore dello 0,5% come nel resto del mondo, allora a marzo si è morto praticamente di 20 volte tanto. Eh sì, quindi praticamente una politica sanitaria che ha penalizzato non solo le strutture ospedaliere, lo sappiamo, mortificando anche proprio il lavoro dei medici, degli infermieri e di tutto il resto dell'apparato che ruota attorno, ma anche e soprattutto è stata scardinata la politica cosiddetta territoriale, della medicina territoriale. Quindi proprio lei stesso nel libro denuncia una cosa assai grave, che all'inizio della pandemia, dell'epidemia nel nostro paese, in quei giorni terrificanti del marzo, di fine marzo, ci sono state delle circolari ministeriali che hanno, uno, da una parte dissuaso i medici di famiglia a visitare i pazienti a domicilio, e l'altra circolare, che secondo me ha sortito un effetto, diciamo, di disorientamento, è stata quella di diffidare le autopsie, quando invece ad esempio la sindrome che porta alla morte del Covid, il SID, che è appunto questa coagulazione intravasale disseminata, che come lei giustamente ha ripetuto più volte sono questi microemboli che si formano e che impediscono gli scambi gassosi, praticamente questo shock infiammatorio, se non si fossero fatte in maniera quasi clandestina le autopsie, noi non l'avremmo saputo. Si puntava solo sulla polmonite interstiziale, che sapevamo essere grave, ma non era tutto. Giusto, professore? Ma è proprio così, io aggiungerei anche in particolare le sindrome renali, che sono quelle che si erano manifestate in particolare con la seconda SARS, quella del Medio Oriente, e che hanno praticamente indicato proprio nello stato di New York l'importanza anche del seguire questi pazienti con la sindrome renale, perché l'intubazione portava da un 20% di implicazione renale addirittura al 90%, e quindi in tutti questi reparti era indispensabile avere pure una dialisi funzionante. Professore, quindi non voglio essere brutale, però questa confusione iniziale ha portato ad avere molti più morti, quindi qualcuno veramente ci ha lasciato la pelle proprio per questo clima di confusione, questa perdita di ragione quasi generale, questa follia collettiva. Però oggi abbiamo tutti gli strumenti per fronteggiare una malattia pur seria, ma che rientra nell'ambito di questi. Professore, da virologo che ha contribuito anche a studiare i vaccini, e poi io mi auguro in futuro di averla ospite in diretta qui per parlare di vaccini, perché lei ha scritto anche un libro molto accattivante, che io anche questo sto leggendo con grande interesse, perché io ho una posizione abbastanza articolata ma verso i Novax, lei ovviamente da virologo è pro vaccini, ma ha un'apertura mentale per cui prende in considerazione tutti i pro e i contro, e quindi anche questi, diciamo, queste ragioni di molti genitori o di molte famiglie italiane che si sono opposte alla vaccinazione obbligatoria. La speranza è solo nel vaccino contro questo virus? Fortunatamente no, perché innanzitutto un vaccino viene utilizzato prima di un'epidemia, e purtroppo ovviamente
non siamo più, diciamo, per l'utilizzazione di questa epidemia, in cui ovviamente abbiamo una pandemia addirittura. Per cui dico che il vaccino può essere sicuramente utilizzato, ci sono già dei campioni, per così dire, dai russi, anche se bisogna dire tempi tecnici troppo brevi per un vaccino sicuramente non tanto efficace ma sicuro, certo. Quello cinese, che però è stato prodotto e utilizzato solamente per l'Armata Rossa, e infine quello nostro anglo-italiano, che si presume, dal momento che hanno cominciato la sperimentazione a fine luglio allo Spallanzani, possa essere pronto a fine anno. Però ripeto, come tutti i vaccini debbono essere sicuri, efficaci, non dobbiamo poi stare ad aspettare anche 23 progetti americani di vaccini, di cui qualcuno sicuramente andrà, se non è già andato, in porto. Per cui io ho una visione molto legata alla mentalità anglosassone e soprattutto scandinava sulla scelta della possibilità di essere vaccinati, e quindi in un certo senso il problema non è questo, quanto eventualmente, come adesso si cerca di influenzare, per così dire, le vaccinazioni per il virus dell'influenza, che guardo caso scorso... Professore, scusi, questo è un argomento troppo serio, noi abbiamo lo stacco pubblicitario, quindi la invito ad aspettare solo qualche secondo e poi ci ritorniamo sull'importanza di effettuare o meno la vaccinazione anti-influenzale. Perché avrebbe sia un valore discriminante, cioè è influenza o è Covid, ma avrebbe, secondo taluni, anche un valore protettivo. Ne parliamo tra un paio di minuti. Grazie per l'attesa. Bene, eccoci qua, abbiamo questa occasione molto speciale di Medicina Amica di parlare di Covid con il professor Giulio Tarro, noto virologo e ricercatore, che ha da subito tenuto una posizione un po' critica, direi ben ponderata, ma critica, nei confronti delle scelte governative, delle scelte del comitato scientifico, di questi esperti che vediamo spesso in televisione a giustificare tutte queste manovre restrittive, che hanno veramente molto limitato la libertà personale in nome della salute pubblica. Allora, professor Tarro, noi eravamo arrivati al punto di parlare del vaccino intravisto come unica salvezza per il Covid, ma molto concretamente adesso siamo alle prese con il vaccino anti-influenzale, di cui lei ha delle idee particolari in merito, vorrei conoscerle, vorrei che lei le condividesse col nostro pubblico. Ma io non ho vedute particolari, ma mi faccio ovviamente a quello che l'esperienza di questo vaccino, soprattutto da una fonte come il Pentagono, che praticamente ha pubblicato, indicando nel 36% di attivazione del coronavirus nei soggetti vaccinati col virus dell'influenza. D'altra parte, se vi ricordate, questo è stato confermato anche dal primo ministro inglese nella, per così dire, immunità di gruppo, che doveva tenere in considerazione in particolare i soggetti affetti da patologie diverse, ovviamente gli anziani, e soprattutto lui ha aggiunto quelli che avevano avuto di recente una vaccinazione anti-influenzale.
Quindi, in sostanza, a questo punto, come possiamo da noi avere dato credito a questa importanza del vaccino antinfluenzale, quando io vi dico la notizia che ci stavo dicendo alla fine del primo intervento, che riguarda lo studio in quest'estate che è stato fatto in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina, Cile, Paraguay, indicando in particolare per questi paesi corrispondenti a noi in estate, per loro era inverno, ebbene loro hanno visto praticamente scomparire il virus influenzale. Perciò a questo punto si presume che non circolerà nemmeno dalle nostre parti, non c'è questa motivazione di fare questo vaccino, o soprattutto se c'è questa esperienza che può addirittura attivare, se c'è un'epidemia da coronavirus, lo stesso coronavirus. D'altra parte queste sono situazioni che conosciamo. Nel 2008 il gruppo olandese ha pubblicato su un giornale dell'Università di Cambridge circa il virus respiratorio sincitiale e il virus dell'influenza che attivavano nei casi di infezioni da pneumococco o da meningococco, quindi non è una di queste interferenze virali e quindi Certo. bisogna stare molto Molto attenti attenti, a ne queste converrà situazioni. che è molto grave. Se questa cosa verrà poi confermata, e lei ha sicuramente i canali giusti, quelli privilegiati per essere in contatto con questi ricercatori, questa notizia è molto grave perché ora c'è una sorta di corsa al vaccino e nello stesso tempo le categorie, quelle più esposte, verranno tutte vaccinate con l'antinfluenzale. Quindi mi chiedo se al contrario li esporremo a un rischio maggiore. Queste sono cose che fanno veramente drizzare i capelli in testa. Quindi lei non lo farà il vaccino antinfluenzale, professor Tarro? Ovviamente no, Bene. anche io come allievo del professore Sebbin ricordo benissimo che negli anni 80 a questa, diciamo, promozione allora del virus influenzale per quanto riguarda la vaccinazione, il professore Sebbin si era piuttosto opposto perché praticamente sulla bilancia tra vaccinati e non vaccinati c'era il problema dei vaccinati con molte policloradicoliti, la famosa sindrome di Guillain-Barré. Ho capito. Quindi lei in sostanza, da virologo, mi pare di aver letto qualche cosa dalle pagine e capito qualche cosa dalla lettura delle pagine del suo libro dedicato ai vaccini. Se vuole facciamo vedere anche la copertina anche di questo, perché il nostro pubblico ama fare delle letture, diciamo così, appassionanti e un pochino approfondimenti di argomenti anche scabrosi, se volete, perché 10 cose da sapere sui vaccini in un momento in cui ci si prospetta anche l'obbligo del nuovo vaccino anti-Covid. Pena la perdita di tutti i tuoi diritti civili, perché ci si dice che se non ti vaccinerai avrai limitazioni in campo professionale, negli spostamenti, nei viaggi, in sostanza avrai la morte civile. È vero che si sta ventilando questo, professore? Che se non Ma renderanno praticamente obbligatorio il si sta vaccino anti-Covid, io non sono a me molto se non contenta. concesso che possa esserci questa situazione, io presumo di aspettare domani, con la vittoria di Trump alle elezioni, sicuramente non correremo questo rischio e pericolo Ma in sa, quanto professore, che Robert Kennedy purtroppo Junior
Certo, che purtroppo, pur essendo per formazione, cultura e fede politica sempre stata contraria a Trump, ultimamente mi trovo nell'imbarazzante posizione di tifare Trump perché alcune sue posizioni in materia sanitaria mi convincono, altre magari mi convincono meno. Vediamo, stiamo a vedere se ci saranno questi scenari. Allora, accantoniamo un attimo i vaccini. Stavo dicendo che lei da virologo e appunto allievo di Sabin, no, che poi come si pronuncia? Sabin? Albert Sabin, no? Era... Si pronuncia Sabin. Sabin, perfetto. È una pronuncia all'americana, Sabin, cioè quella Sabin. È una EI. Perfetto, va bene, ecco, voglio dire, i vaccini si fanno ma per prevenire delle epidemie serie, d'accordo che mi direte questa è una grandissima pandemia, però valutiamo bene i pro e i contro perché qui si stanno sfornando vaccini. Io poi vorrei solo introdurre ma accantonare, perché sarà argomento di un nostro prossimo incontro, professor Tarro, il fatto che questi vaccini di oggi, se quelli del passato contenevano parti, mi pare di ricordare, provenienti da reni di scimpanzé, di scimmie, quelli di oggi però sono decisamente high tech e gli adiuvanti ci fanno un po' paura perché ci iniettano mercurio nei nostri bambini, ma anche il fatto che contengono ad esempio parti di embrioni per me è moralmente inaccettabile, e poi ci sono queste componenti OGM. A me dispiace un po' questa evoluzione dei vaccini, che comunque restano dei farmaci potenti da maneggiare con grande cautela. Ne conviene? Ma senza dubbio, appunto io accennavo prima a Robert Kennedy Jr., che praticamente ha fatto notevoli studi in materia, perlomeno il suo gruppo. Non credo che dobbiamo preoccuparci del mercurio quanto dell'alluminio, perché una cosa è avere l'alluminio per via orale, una cosa averlo per via parenterale. E poi ovviamente ci sono queste novità che riguardano il nuovo vaccino a RNA, che praticamente sarebbero prodotti proprio con quello che noi abbiamo escluso e votato contro per quanto riguarda gli OGM. E poi invece andiamo a cadere, per così dire, nella brace, inoculiamo, ce li iniettiamo. No, ci sarà da attendere e valutare seriamente, sperando di avere almeno la libertà di poterne parlare. Allora, questo è un argomento che, come dicevo ai nostri telespettatori, ma anche a lei, professore, vorrei accantonare per approfondirlo bene dopo la lettura del suo libro. E invece adesso vorrei analizzare altri due punti sui quali lei è stato molto critico: i tamponi, quindi i test, e l'uso delle mascherine o tutti questi, chiamiamoli, distanziamenti sociali. Ecco, facciamo un po' di chiarezza almeno dal suo punto di vista. Cosa ci vuole dire dei tamponi? Perché anche in questo caso lei ha avuto la sua posizione autonoma? Sì, anche perché il sistema diagnostico suggerito dal tampone non è quello per cui era stato prodotto dal professore Mullis, che è quello che ha scoperto questo sistema, questa possibilità poi di fare ciclare la polimerasi, e quindi in sostanza ci troviamo di fronte alla possibilità che abbiamo dei tamponi positivi in soggetti che ormai hanno prodotto gli anticorpi, e per principio, anzi per definizione, come ha detto la società coreana delle malattie infettive, in particolare per definizione è un acido nucleico inattivo. Ecco, questo è fondamentale, per esempio è stato pubblicato pure su Nature addirittura a marzo, e noi anche ci siamo, per così dire, tuffati in questo aumentare i tamponi per trovare poi che cosa? I portatori sani, i portatori non più ammalati, che non hanno più sintomi, che ovviamente non sono più nemmeno contagianti. Ecco, ci sono delle situazioni
molto particolari rispetto finalmente oggi alla possibilità che ci sono i test sierologici alla ricerca di anticorpi, e soprattutto gli Stati Uniti hanno speso 1,5 miliardi di dollari per avere un test che nel sangue ci possa dare non solo la presenza degli anticorpi dello stesso acido nucleico, ma anche del famoso antigene virale. E questo ovviamente è un test completo, è un test che ci potrebbe permettere, come per il resto delle malattie infettive, di fare delle categorie di soggetti guariti, di soggetti diciamo esposti al virus o di soggetti che naturalmente non hanno problemi soprattutto di contagiare. Molto giusto, quindi anche il tema degli asintomatici lei lo vede, lo inquadra in maniera completamente differente, professore? Ma ovviamente noi siamo fermi ai cosiddetti asintomatici, che secondo la Maria von Kerkhove dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbero dei pauci sintomatici, nel senso che quando sono pauci sintomatici all'inizio della malattia, allora ovviamente sono contagianti. Contagiosi, certo. Altrimenti adesso ci troviamo di fronte a soggetti che non hanno più questa carica virale, e dovremmo chiaramente approfondire la parte sierologica per fare una classificazione ben definita degli stessi. Quindi in questo caos potremmo fare chiarezza se scegliessimo la direzione giusta. Lei ci sta in sostanza suggerendo questo. Lei è stato critico anche riguardo l'utilizzo delle mascherine e soprattutto ha fatto un'analisi molto approfondita nel suo libro delle prime indicazioni che sono state date sull'uso delle mascherine. Lei dice: in assenza di mascherine all'inizio avremmo anche potuto proprio costruircele in casa, anche una sciarpa bastava allo scopo reale della mascherina, quella che utilizziamo tutti, che è quella di proteggere gli altri dall'aerosol che noi buttiamo fuori, dai nostri starnuti, dalle nostre goccioline che potrebbero contenere magari anche il virus Covid. Ecco, ci spieghi lei la sua visione delle mascherine, ecco, e soprattutto del fatto che lei è acerrimo nemico della costrizione sui bambini. È quella visione che si aveva all'inizio dell'epidemia, ossia la mascherina è portata da soggetto contagiato per evitare ulteriore spargimento del virus e dall'operatore sanitario che aveva a che fare con soggetti potenzialmente contagianti. Quindi punto e basta. Che poi ci sia voluto necessariamente portare questo discorso delle mascherine soprattutto nelle scuole, soprattutto nei bambini, con un divieto ben preciso fino a 12 anni da parte dell'OMS di utilizzarle, con assoluta necessità di non utilizzarle fino a 6 anni, che è poi il periodo in cui questi bambini sviluppano nella loro corteccia 3 aree che sono ovviamente collegate con altre, che però sono fondamentali per distinguere le emozioni, per distinguere un soggetto dall'altro, per avere eventualmente la possibilità di associarsi. Sono delle questioni che portano addirittura autismo funzionale. Quindi con questa gravità mi sembra che non si discute proprio del fatto di non portare nei giovani le mascherine. E vale non solo per loro, ma vale anche per il docente. Certo, io penso che siano cose che abbiamo anche noi genitori, nonni, intuito, forse non avevamo la capacità le conoscenze diciamo scientifiche, però quando è incominciato a circolare anche da parte di una neuropsichiatra l'allarme appunto dei danni che queste mascherine avrebbero arrecato sui bambini, soprattutto quelli in tenera età, abbiamo capito che le nostre paure erano fondate, ecco. Cioè,
non puoi privare il cervello dell'ossigeno e indubbiamente le mascherine lo limitano molto. È ovvio che se devi proteggere una collettività, le mascherine poi le dovremo anche indossare. Immagino che anche lei le abbia indossate e le indossi tuttora, professor Tarro. Però con questo distinguo. Però è ovvio che se mi trovi una giornata di sole all'aperto, è vero che la mascherina, se diciamo accorciando la distanza, va indossata, ma il virus col sole e il vento vola via. Lei queste cose le ha affermate dicendo anche la follia di tutti quei calcoli di distanziamento degli ombrelloni che erano state fatte sulle spiagge, quando addirittura ventilavano l'ipotesi di mettere il plexiglass. No, guardi, nonostante la drammaticità del momento, abbiamo riso molto di queste cose, perché poi si è perso veramente un sacco di tempo e non si sono fatte le cose quelle che invece erano indispensabili. Cos'è che ci vorrebbe dire, professor Tarro, in questo nostro breve incontro di fondamentale? Perché lei nelle prime pagine, nei primi capitoli del suo libro, fa anche un accenno molto ironico a quello che successe nella sua Napoli quando si disputò una partita di Coppa. Ce lo racconti lei, che l'ha ben raccontato nel libro. Lì è stato un test fondamentale, formidabile per il Covid. Prego. Ma in particolare penso che ci dobbiamo rivolgere al fatto che al 17 giugno il virus non c'era più, per cui diciamo i problemi sono venuti successivamente e poi eventualmente possiamo considerare perché, considerando quei casi a luglio a Mondragone dei Bulgari, oppure con l'aereo del Bangladesh o terra da Fiumicino. I nostri commercianti andavano e venivano dalla Bosnia e dalla Slovenia proprio per commercio e quindi portavano il virus al resto di noi. E poi soprattutto ad agosto, con il turismo estero che è venuto in Italia, e soprattutto noi che siamo andati all'estero, proprio quelle nazioni in cui ancora il virus circolava, con cui abbiamo avuto le ragioni di questa coda epidemica, anche se molto diversa da quella che c'è stata a marzo, è rilevata soprattutto per questo smodato uso dei tamponi. Teniamo in considerare invece cosa dovremmo fare, quello che è giusto per quel che riguarda le scuole e l'università. Sicuramente la possibilità del distanziamento sarebbe sufficiente nelle classi o nelle aule. Cosa fare ovviamente per bus, treni, aerei? Anche in questo caso un distanziamento adeguato sui mezzi pubblici. Ancora teatri e cinema? Assolutamente, non sono questi locali che portano alla diffusione del virus, come d'altra parte le palestre e le piscine. E quindi suggerirei pure un cosiddetto database pubblico con i dati per affrontare meglio il virus, che sappiamo oggi, diciamo, è controllabile nella gran parte dei casi, completando con la famosa sieroterapia per i casi, diciamo, più impegnativi. Riservato, esatto, questi casi. Guardi, noi stiamo concludendo il nostro incontro. Io penso che se riuscissimo a mettere da parte questa paura, questo terrore che ci è stato inculcato poi proprio anche da campagne di informazione decisamente terroristiche, noi media tutti magari abbiamo, senza volerlo o volendolo, perché qualcuno ci vede anche un po' di malignità in questo, ci vede qualcosa di non esattamente trasparente, probabilmente adesso potremmo avere un pochino più di tranquillità in questa seconda ondata e non mandare a gambe per aria proprio tutto un paese, perché non è solo un fatto economico, che comunque ha la sua incidenza veramente pesante, ma anche da un punto di vista di equilibrio psicologico
psichico, perché stiamo veramente incominciando a rattristarci troppo, a chiuderci e già vediamo i primi segnali. Allora, professore, abbiamo detto quali potrebbero essere le norme generali, ora le voglio chiedere proprio negli ultimi 3 minuti che abbiamo a disposizione da ricercatore, da scienziato, qual è stato, quale sarà l'andamento di questo virus, di questo Covid? È vero che i virus ci impiegano quasi 2 anni prima di adattarsi all'organismo umano. Ricordiamoci che anche questo virus, come tutti gli altri, avrà fatto il salto da una specie animale a quella umana, il famoso spillover. Probabilmente arriva davvero dalla Cina. D'altra parte si è sempre detto, c'era un proverbio divertente che diceva che quando Mao starnuta si ammala tutto l'Occidente. Può essere, no? Perché partono tutte da lì comunque le epidemie. È un rapporto di amore e odio con la via della seta, con la Cina. Ecco, quindi quale sarà l'andamento secondo lei, secondo la sua esperienza, di questo virus? Soccomberemo noi o si adatterà il virus all'essere umano? Come ai pipistrelli? Io credo che sono 3 le possibilità. La prima è quella della prima SARS, che però Non si è ottenuta, nel senso di poter avere il famoso semestre con oltre 8.000 contagiati e 774 vittime. E la fine ovviamente del virus di allora. Poi abbiamo avuto la SARS del Medio Oriente, iniziata nel 2012, in particolare con un soggetto che è finito con un blocco renale dopo la sua sindrome respiratoria, e con una, diciamo, diffusione a macchia di leopardo di questa epidemia. E poi possiamo anche, parlando della presente, dobbiamo considerare 2 aspetti molto importanti. Uno, la possibilità che ci troviamo di fronte a un andamento come quella dell'influenza aviaria, e quindi di rimanere poi un'epidemia stagionale e in genere locale. E poi penso che sia fondamentale fornire degli elementi positivi, che sono quelli che ci vengono dal continente africano, che come sapete è molto esteso, dalle nazioni sul Mediterraneo direttamente giù al Sudafrica, e come gli studi attuali hanno dimostrato che non ci sono praticamente delle epidemie, ma solo delle endemie. E quindi questo continente, che ha una media, diciamo, rispetto agli altri continenti, di età sicuramente più giovanile, in particolare riesce a essere, per così dire, immune nei riguardi delle zoonosi, come questo, diciamo, Covid-19, nel 50% dei casi. Non dimentichiamoci che quelli della prima SARS sono immuni a questo Covid-19, e praticamente l'ipotesi più realistica e pratica è quella che appunto in Africa, anziché avere delle epidemie, siano solo delle endemie, e quindi tutto il continente è quello che, diciamo, si comporta meglio nei riguardi di questo virus. La ringrazio moltissimo, guardi, è stato davvero un piacere, il piacere di confrontarsi con una bella intelligenza, quindi le chiedo scusa se abbiamo reso questa sua giornata una giornata estremamente faticosa, iniziata presto e finita tardi. La ringraziamo nella speranza di averla presto proprio di persona nei nostri studi per parlare, appunto, come dicevo, approfonditamente di vaccini, che è un altro argomento molto caldo. Speriamo che il Covid, non dico che sarà un ricordo, ma perlomeno sarà qualcosa con cui potremmo convivere. E niente, si ricordi anche di me, io mi chiamo Antonella come sua nuora, e quindi tenga vivo l'appuntamento con noi di Telecolor, perché lei qui sarà sempre gradito ospite, davvero. Grazie professore. Le auguro davvero di stare tanto bene, auguro anche successo alle sue fatiche letterarie.
Guardate, saranno veramente due letture accattivanti perché il professore scrive molto bene e poi ha una memoria, diciamo, fantastica, per cui vi va a riportare alla ribalta tutti gli episodi che abbiamo vissuto, perché è storia anche recente, ma che magari abbiamo già accantonato nella parte buia del nostro cervello. Grazie ancora, professore. A presto, ai nostri telespettatori. Grazie. Naturalmente. Oh, giusto, facciamo così tutti quanti. Così, ce la faremo davvero. Grazie, soprattutto più informazione, ma un'informazione seria, corretta e equilibrata, e più salute per tutti, davvero. Grazie ancora.